Stefania, una delle note più liete dell'ultimo periodo è stato sicuramente il tuo rientro in campo e ti chiedo innanzitutto come stai e com'è stato ritrovare il Sassuolo per la prima volta da avversario. Ma sì, sono contenta di essere tornata a disposizione della squadra, era sicuramente il mio primo obiettivo, quindi sono, ripeto, felice. Caso il destino ha voluto che insomma, il rientro mi portasse nella mia ex squadra. Credo che sia stato un rientro un po' amaro per quanto riguarda il risultato. Sicuramente credo che non meritavamo l'uscita dalla Coppa Italia, però insomma il campo poi ha detto altro e pensiamo già alla partita di sabato che è fondamentale, insomma. Come hai detto te, è un risultato un po' bugiardo, quello di Reggio Emilia, ci voleva un avvalpo compatto, serrato nelle linee. Che squadra hai visto? Segnali di ripresa rispetto a Mozzani, Ma indubbiamente. sicuramente sì, credo che abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, non era facile comunque dopo la brutta prestazione di Mozzanica, credo che ci siamo compattate, abbiamo affrontato un po' i problemi in settimana e penso che adesso veramente sia il momento per far vedere insomma, che teniamo questa maglia e che vogliamo ricominciare in maniera positiva. Il calendario adesso ci mette di fronte a una partita importantissima contro l'Hellas Verona Women, una gara fondamentale sia sotto l'aspetto psicologico che per la nostra classifica. È un derby, poi si sa che i derby non si giocano, si vincono. Sì, sicuramente sarà una gara molto difficile, molto sentita, come hai detto tu, i derby non si giocano ma si vincono e sarà importante l'approccio, sarà importante dimenticarci quando siamo in campo che è un derby, ma pensare solamente a vincere e a portare 3 punti che per noi sono veramente fondamentali. Un valico che dunque deve svoltare soprattutto a livello mentale, forse la componente psicologica che ci è mancata nelle ultime gare di campionato. Ma sì, credo che ci serva un po' di fiducia e credo che questa partita ce ne possa dare tanta. Per noi è importante, ripeto, portare a casa i 3 punti, muovere la classifica, ritrovare un po' di serenità e per poter poi gestire al meglio anche le prossime partite, insomma.